Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene e mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Voglio parlarvi di una cosa veramente molto molto importante che vi dovevo dire già da un po' e che di conseguenza ho aspettato per dirvela perché aspettavo che venisse fuori la situazione. In realtà questo video è girato con un po' d'anticipo, non so quando verrà pubblicato, però sapevo che sarebbe venuta fuori questa cosa. E quindi ho detto fatemi girare un po' prima perché così mi porto avanti. C'è un giocatore, notizia di Sky Sport, ma anche di Sky Sport UK, eccetera, eccetera, che avrebbe detto assolutamente fatemi venire alla Juventus. Questo sta disperato, questo vuole venire alla Juventus, non vede l'ora di venire alla Juventus. È un giocatore che apprezza molto la società, sto scherzando ovviamente sulla situazione relativa alla sua disperazione, però cerca disperatamente appunto una squadra top per andare a giocare e fare il salto di qualità. È un giocatore veramente importante, mi piace molto, ve lo presento in maniera secondo me esaustiva e vi spiego anche un po' quello che sta succedendo. Sto parlando di Benoit Badiachile, giocatore del Monaco di 20 anni, che secondo me potrebbe diventare veramente forte alla Juve. Prima di iniziare, come al solito ragazzi, volevo invitarvi a iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare la solita campanellina delle notifiche tutti i giorni, ragazzi. Nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti. Se vi va, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati. Ragazzi, che cosa vi serve? Ogni volta che pubblicherò un nuovo video, avrete il video lì sul vostro cellulare, tranquillamente. Quindi andate ad attivare la campanella all'interno della descrizione. Invece trovate, ovviamente, OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio. Ragazzi, tanta gente mi chiede di quest'app, è veramente la migliore. È gratis. Ti informa a 360 mila miliardi di milioni, a 150 miliardi di gradi, e poi trovate anche i miei social, quindi venitemi a seguire sui social network. Allora, Badiachile ha 20 anni, è giovane, è forte, è importante ed è a mani basse uno dei migliori talenti internazionali nel suo ruolo. Nel momento in cui sto girando, De Ligt dovrebbe andare via dalla Juve. Io non so se De Ligt abbia. Cioè, faccia la decenza di rimanere o voglia andare via. Nel momento in cui sto girando, probabilmente De Ligt potrebbe andare via. Quindi, se De Ligt va via, la Juventus, oltre a puntare su Koulibaly, che è un giocatore che la Juventus vuole assolutamente, sta puntando anche su Badiashile, che gioca sul centro-sinistra, voglio ricordarvelo. Giocatore che io ho osservato di nuovo prima di fare il video. Ho detto, guarda, ne avevo già. Ho pubblicato un altro video, però ho detto, osserviamolo di nuovo. Cioè, voglio rivederlo, lo voglio rivedere. L'ho rivisto e nel rivederlo mi sono convinto di quanto questo giocatore sia forte. A parte che ha una capacità difensiva clamorosa, io mi sono rimasto impressionato da 5 cose di Badiashile. 5 cose che vi devo dire, e poi vi spiego un po' con il dettaglio come stanno le cose dal punto di vista economico, perché poi di soldi dobbiamo parlare dopo. Però vi parlo prima del talento in questione. La prima cosa che mi ha colpito di Badiashile è la fisicità. Tutti, vedi sto ragazzo di fronte, sta a parlare di uno che è alto quasi 2 metri. Stiamo a parlare di uno che è alto quasi 2 metri. Lo guardi così, grosso, muscolatura impressionante, non è secco, non è alto e lungo e magro magro, è alto, è bello grosso, è pure grosso a livello muscolare. Quindi una persona che va a sbattere contro Badiashile è come uno che va a sbattere contro un autotreno praticamente. È veramente grosso a livello di muscolatura. Ma è impressionato perché lui usa questa fisicità come se fosse un armadio. Cioè, tu lo vedi lì che è proprio disarmante il modo in cui lui. No, anzi, più che disarmante, no, disarmante, è proprio estenuante vedere gli attaccanti giocare contro di lui. Cioè, tu te stanchi tu mentre vedi gli attaccanti che giocano contro di lui, perché tu lo vedi, è proprio dominante. Cioè, lui non si sforza neanche quando deve togliere la palla col fisico. Basta spostare, si sposta un po', si sposta un po'. E prende subito il pallone perché è talmente grosso che non ha neanche bisogno di fare a sportellate. Cioè, è raro che trovi un attaccante che regga fisicamente Badiashile. Solo secondo me Vlahovic, Haaland, cioè questi tipi di attaccanti grossi. Ma la maggior parte degli attaccanti, secondo me, non lo regge bene. Seconda cosa che mi ha impressionato di Badiashile è la capacità tattica. Per avere 20 anni è molto avanti rispetto ai suoi coetanei. Di solito questo è un ruolo che dà il meglio di sé nella seconda parte della carriera. Trovo che lui dal punto di vista tattico sia veramente ottimo, cioè non è eccellente, cioè non è perfetto, ci mancherebbe altro. Però mi aspettavo, credevo che potesse avere qualche difficoltà in più. Invece io trovo che sia veramente molto bravo soprattutto nell'andare a leggere il gioco, che è una cosa che secondo me manca molto ai difensori della Juve. Lui legge perfettamente i passaggi.
E questa è una cosa che mi ha impressionato. Terza cosa che mi ha impressionato, la capacità di impostare. Quante volte ho detto che nelle difese moderne servono di solito giocatori diversi. Primo giocatore che serve è un giocatore forte, grosso fisicamente, un marcatore vero. L'altro giocatore che serve è uno che imposti, uno che prenda palla e sappia impostare. Ecco, Badiashile sa impostare benissimo. E a 20 anni questa cosa qua non la sa fare quasi nessuno nel calcio internazionale. Sa impostare benissimo. Passaggi a breve, passaggi a lunghi, passaggi diagonale, grandi aperture, traversoni. Ottimo. Ottimo a livello di impostazione. Poi hanno dato anche un'altra cosa, a livello proprio anche di contributo. Lui non si tira indietro nel giocare il pallone. Sai, noi siamo cresciuti col mito del difensore che aveva paura di toccare il pallone. Lui no. Lui ha questa capacità di toccare la palla molto. Se tu lo vedi palla al piede, non sembra neanche un difensore. Sembra quasi una mezzala. Cioè, è molto fluido, è molto rapido, veloce, è pulito, è tecnico. È un giocatore che ti fa vedere. È un giocatore che ti riesce a stupire da questo punto di vista. E secondo me un difensore così vale la pena veramente prenderlo. Poi c'è un'altra cosa che mi ha stupito, la mentalità, perché devi sapere che io guardo molto anche alle abitudini del giocatore. Cioè, io quando devo analizzare un giocatore, divento un detective praticamente. Quindi vado a informarmi un po' anche sulla vita di questo giocatore, su quello che fa. Questo giocatore, vado a cercare, a parlare con gente, ho scoperto che lui praticamente è maniaco del fisico, tipo Ronaldo. Mangia benissimo, si allena tutti i giorni, anche quando non c'è allenamento, quando è in vacanza, lui comunque si allena. Sono rimasto stupito perché ho detto, finalmente un altro alieno, forse, finalmente un altro che si cura del corpo, perché poi la camminata, sapete cosa mi dà fastidio? Mi dà fastidio che quando trovo giocatori che non si curano del proprio corpo e che poi entrano in campo in sovrappeso, ma non perché a me frega niente di quello che fai tu nella vita privata, però tu sei un professionista, devi mangiare in un certo modo, devi entrare in campo in un certo modo, sei pagato per fare questo, sei comunque un giocatore che guadagna milioni, devi entrare in campo in un certo modo. È inutile che tu entri in campo con 3 kg di più, con la pancetta. Un conto è che se dice fai un lavoro diverso, faccio il dirigente, faccio l'allenatore, posso avere pure la pancia dei coso, dei galeazzi, ma attualmente bisogna comunque rendersi conto che il calcio è un gioco fisico, molto più fisico di una volta. Lo so quello che mi direte, qualcuno mi dirà, metta a Maradona, mica era tutto sto gran Maradona, pure c'aveva qualche chiletto di troppo, Miccoli c'aveva qualche chiletto di troppo, quell'altro c'aveva qualche chiletto di raga, però sono passati 40 anni e 20 anni, cioè il calcio è cambiato, la strategia del calcio è cambiata e oggi voglio giocatori all'interno della mia squadra che siano asciutti, che siano tosti, che siano fisici. Cioè, non voglio vedere gente che si rimpinza di cheeseburger a destra e a sinistra e poi entra in campo e ce la fa manca a muoversi. O gente che beve. O gente che comunque se fuma 20 pacchetti di sigarette c'ha il respiro corto. La cura del corpo è essenziale per stare bene anche in campo. E quindi Badiashile mi ha stupito. L'ultima cosa di Badiashile che mi ha stupito è una cosa invece caratteriale. Lui è veramente duro nell'approccio. Cioè, quando io ho chiesto in giro di Badiashile, sapete cosa mi hanno detto? Badiashile sembra sempre quello che te deve a un certo punto sembra, avete visto quelle persone che ti guardano brutto, ti guardano storto così, e invece poi è un ragazzo gentile. Però questo atteggiamento lo porta in campo. Cioè lui in campo non guarda in faccia a nessuno. Non gliene frega niente se tu sei il cugino, o tu il fratello, o tu l'amico. Oh, non gliene frega niente, se deve toglierti palla in maniera dura, ti toglie palla in maniera dura. Io penso che la Juve abbia bisogno di questi giocatori. Gente che non guarda in faccia a nessuno in mezzo al campo. Questo ragazzo è da prendere assolutamente. Problemino, problemino. Il Monaco chiede 35 milioni. 35 milioni sono, non dico troppi, ma sono tanti. Per un giocatore che comunque non è mai uscito di lì. Non è comunque uno di quelli che dice, sai, già dimostrato di essere un campione. Io penso che sarebbe bello se il Monaco accettasse 25 più bonus. Però penso che la Juve non si creerà molti problemi con Badiashile. Penso che la Juventus andrà effettivamente a prendere un giocatore per quello che vale. Penso che a una trentina di milioni si può chiudere. Vi dico la verità, una trentina di milioni, non di più. Perché poi se spendi di più cominciano a diventare forse un po' troppi per la dimensione attuale del giocatore.
Il giocatore non ha esperienza in Europa, nell'Europa che conta, non ha esperienza in un top club, non ha esperienza in nazionale maggiore, in maniera pesante. Comunque un giocatore che deve fare tanta esperienza, ha tante qualità, ha tante doti, però comunque l'esperienza, tesoro mio, te la devi fare. Perché altrimenti diventa complicato. Ecco, e spendere più di 35 per lui è troppo. Già che mi dici 30, già comincio ad abbassarmi. L'ideale sarebbe 25 più bonus per arrivare a qualcosina in più. Più di quello diventa un po' esagerato. Comunque, se la Juve riesce a vendere De Ligt e perché lo vuole andare via lui, perché se dipendesse da me rimarrebbe qui, se riesce a vendere De Ligt e a comporre la coppia Koulibaly Badiashile, secondo me non farà rimpiangere nessuno. Nel senso, questa coppia sarà una di quelle coppie che soddisferà molti, perché tu hai da una parte la fisicità enorme di Koulibaly e la pulizia di intervento. Dall'altra parte c'hai la fisicità comunque grande, è grosso pure lui di Badiashile, però Badiashile è pure bravo coi piedi ed è più bravo di Koulibaly coi piedi. Quindi hai di fronte a te due giocatori che non solo possono giocare insieme, ma che rappresentano anche delle qualità che a te servono. Raga, se io guardo al calcio moderno, io vedo che sempre più difensori sono bravi con i piedi, delle nuove generazioni, i difensori di una volta, tu prendi Chiellini, ha fatto una vita, Chiellini non è mai stato bravo con i piedi, cioè Chiellini non è mai stato un giocatore che tu guardavi e dici, oh, che bravo, allora, tecnicamente indiscutibile, no, era un giocatore fenomenale, ma con i piedi, cioè, aveva i piedi montati al contrario, semplicemente, è stato un fenomeno, io l'ho adorato, lo adoro ancora oggi, ma tecnicamente Chiellini è sempre stato questo. Perché è stato creato vecchio stile. I difensori di oggi no, i difensori di oggi sono me prude il naso per l'allergia. I difensori di oggi sono veramente diversi, cioè sono creati quasi in maniera differente già dalle scuole calcio. Cioè insegnano ai difensori ad avere una tecnica di base alta, insegnano ai difensori, come posso spiegare, a muoversi in un certo modo, a gestire il possesso in un certo modo. Quindi tutti i club top oggi fanno a gara per prendere i difensori più tecnici. Diciamo che il calcio è normale che si cambia. Poi però aspetta, devo dire pure un'altra cosa. Difensore più tecnico non vuol dire che tu non devi saper difendere. Perché se io trovo un difensore che ha la tecnica di Del Piero, ma difende come Rugani o come... Io ti dico no, tesoro. Cioè cambia ruolo piuttosto. Quindi la prima cosa di un difensore è saper difendere e sicuramente andare ad essere un punto di riferimento per i compagni dal punto di vista della copertura. Però, giustamente, se sai anche gestire il pallone, meglio, perché vuol dire che io ti darò più volte il pallone ogni volta che sarai coinvolto all'interno comunque della manovra. Sai, a me piacciono i giocatori che si fanno coinvolgere nella manovra, a me non piacciono i giocatori che si nascondono dal pallone. Perché senza fannomi noi abbiamo avuto nel corso degli anni tanti giocatori che quando il portatore di palla era in possesso avevano paura di farsi dare la palla. Io non capisco questa cosa. Cioè, a prescindere dal ruolo che tu svolga, a prescindere da quello che tu sia, a prescindere da come tu faccia a giocare a calcio, io penso che l'essenza stessa del gioco del calcio sta nel prendere la palla, no? Cioè, tu devi prendere il pallone o devi gestire. Prima regola del calcio. Quando hai la palla, attacchi. Quando non hai la palla, difendi. Base, questo te lo insegna a 5 anni alla scuola calcio. E niente di particolarmente difficile. Ma quando c'è il pallone, non capisco, la gente si nasconde. Badiashile no. Badiashile sempre, si propone sempre Badiashile, come appoggio, come anche negli inserimenti. Sembra un centrale, va avanti. E là bisogna lavorarci su perché potresti, vabbè, comunque penso che comunque sia un problema più che altro relativo alla composizione tattica del campionato, però comunque un giocatore che si fa dare molto spesso palla è un giocatore importante, se la Juve lo prende al prezzo giusto fa un acquistone, raga. Fa un acquistone grosso, 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 è veramente il tipo di difensore che apprezzo, è giovanissimo, mi piace un sacco come gioca e in più è anche molto... È uno che c'è da fare, raga. È uno che c'è da fare. Veramente da prendere. Poi se mi crei la coppia Koulibaly d'élite, Koulibaly, perdonatemi, Badiashile, anche senza d'élite,
comunque hai una coppia importante, forse un po' acerbo, sì, sicuramente. Raga, la mia volontà era quella di creare, io dico la verità, la mia ambizione da tifoso era quella di vedere d'élite Coulibaly. Da youtuber sarebbe stata la coppia che io avrei apprezzato di più, perché avresti avuto, tanto non c'era bisogno di spendere, avevi d'élite, eccetera, eccetera. Se d'élite va via, certamente non possiamo trattenerlo, se la vede lui, nel senso a un certo punto chi vuole andare via vada, chi vuole rimanere rimane, nessuno è più grande della Juve, nessuno. Qui deve starci gente motivata, che vuole rimanere qui e che crede nel progetto tecnico. Chi non crede nel progetto tecnico va bene, avrà le sue motivazioni, ma non possiamo trattenere gente che vuole andare via. Però possiamo prendere gente che vuole venire qui e Badiashile vuole venire. Quindi la vera e propria scelta sta nel ragazzo. Il ragazzo ha già detto sì alla Juve. E quindi molto probabilmente sarà uno dei prossimi acquisti. Mi auguro, insomma, che la Juve riuscirà a chiudere per lui. Fatemi sapere, poi nei commenti.